mettere in pratica quello che abbiamo imparato su questi stati e darci dentro e battagliare i piloti locali. Grazie, grazie mille a Matteo. Con Francesco Granata rimaniamo in secondo raggruppamento, perché c'è un altro degli assicuri del tricolore che è Lucio Mazzanche, con lui c'è Daniele De Luis, come sempre su questa splendida Porsche 911, buon pomeriggio Lucio, allora torna da Carlorio, grande impegno. Sì, la Carlorio è sempre una gara come fuori, comunque l'ultima volta abbiamo vinto, quindi dai, sarebbe bello stare in due, le persone sono forti, gli anni particolari qua non possono dare più da loro, sarà certamente così. Ricordiamo Lucio Mazzanche, già vincitore di Tangapolio, di Storia Pirelli. In particolare l'anno scorso abbiamo fatto un grande step a questa gara, ha dato la possibilità di sviluppare questa macchina in questo modo. Devo dire che i tempi sono usciti, ero molto vicino a loro, diciamo, io sono il primo dei normali, diciamo, fuori dalla Sicilia. Beh dai, siete dei campioni comunque, avete davvero dimostrato grande grinta. Io volevo un attimo anche strappare un parezza il fondo del secondo raggruppamento, quindi Lucio D'Azzaglia e Daniele De Luis, Matteo Mussi e Franco Granata, Raffaele e Totò Picciuro, un Chris di Splendide Porsche 911 FS. Ricordiamo che anche Lucio D'Azzaglia si porta a casa la vittoria della classe GPS 4 oltre 2000. Una questione di... E non c'è dove, quando sono stanco,
ricordo di un impianto travolgente. Anche in questo caso grande ovazione, anche in questo caso sono dei piloti che i siciliani conoscono bene, ma apprezziamo ovviamente tantissimo la presenza di due campioni, un ex campione italiano e un campione italiano in carica, vale a dire da Zanche Ortellinese, da Zanche il Vogherese, Matteo Musti, simpaticissimi anche, quindi non solo sportivamente parlando ma anche dal punto di vista umano, e come vedete sono anche acclamati perché anche loro hanno tantissimi tifosi in Sicilia, tantissimi risultati per loro sui terreni asfaltati, ovviamente sugli asfalti di tutta Italia. Oggi è toccato alla